Missione compiuta, il Trento Calcio femminile batte le cugine del Brixen nella 30ª e ultima giornata di Serie C e mantiene un punto di vantaggio sulla capolista Vicenza, a cui non basta il 7-0 rifilato al Civitanova per recuperare. Decisiva la vittoria delle ragazze di Spagnolli nello scontro diretto due mercoledì fa, recupero serale della 27ª giornata in cui le Aquilotte hanno operato il sorpasso. Il Trento entra in campo sotto un sole cocente, carico di tensione per la portata della sfida. Il Brixen ha subito un paio d'occasioni ma non le sfrutta e dopo 16 minuti sono le Aquilotte ad andare in vantaggio per prime con Varrone che tocca in rete l'assist di Rosa, brava a guadagnarsi lo spazio per l'appoggio sotto porta 1-0. Reazione immediata delle altoatesine, passano 2 minuti e su angolo battuto da Santino un tocco di mano in area causa un calcio di rigore. Ottima la battuta di Dorfman, palla a destra e Falzolger a sinistra, 1-1. La parità dura 5 minuti. Al 23esimo il Trento torna avanti, respinta corta di Graus. Rosa è la più veloce a correre sulla palla e appoggiare in rete il 2-1. Il Trento insiste, cerca di aumentare il vantaggio e ci riesce già al 28esimo. Tonelli in area si gira bene, prende il fondo e batte Graus in uscita con un rasoterra sul secondo palo. 3-1 al 28esimo. Continuano a spingere le Aquilotte, dopo 3 minuti iniziativa di Rosa che marcata stretta riesce comunque a girarsi e alzare il pallone appena sopra la traversa. Buona occasione anche per Chemotti, inizia l'azione Erlicher, Rosa appoggia indietro per la numero 25 ma finisce alto anche il suo tiro. Il Brixen si rivede al 38esimo, contropiede di Nischler che salta la difesa ed entra in area, Falzolger in uscita però le toglie il pallone dai piedi. Meriterebbe di più l'azione del Trento, tutta di prima al 38esimo, Tonelli, poi Erlicher, pallone che finisce ancora alto sulla traversa. Ma passa solo 1 minuto e il Trento trova il 4-1, dai e vai con Rosa protagonista, doppietta per la numero 10. Fatica a trovare spazi il Brixen con un Trento sempre più convinto, ci deve provare da lontano Nadine Nischler, ma il suo destro da posizione centrale finisce ancora una volta alto. Ed è il Trento a chiudere con un'azione insistita al primo tempo, invenzione di Fuganti che lascia filtrare un pallone per Chemotti, fuori di pochissimo, si chiude la prima metà di gara sul 4-1. Il secondo tempo offre molto meno, al decimo Brixen vicino al gol con Rainer, bel destro da lontano che sfiora la traversa. Al 15esimo è Fuganti che offre un bell'assist a Tonelli, colpo di testa basso che si spegne sul fondo a pochi centimetri dal palo. Inizia una girandola di cambi, mister Spagnolli comincia a dare spazio alla panchina. Ancora Fuganti protagonista alla mezz'ora, salta la difesa, tiro da 30 metri, blocca Holzer. Le ultime due azioni degne di nota sono delle altoatesine. Prima la punizione di Nischler da 30 metri, si tuffa Falzolger ma non serve, palla che lambisce il palo e finisce sul fondo. A 5 minuti dalla fine ci prova Rieder ma blocca a terra il portiere trentino, dopodiché è grande festa. Sicuramente eravamo pronti a fare bene perché il gruppo era già in gran parte presente l'anno scorso e avevamo ottenuto buona questa e avevamo ottenuto il secondo posto. Però è stato bellissimo proprio perché non ce l'aspettavamo, ci abbiamo creduto, siamo andati partita per partita, quella è stata la nostra forza, crederci per avere i 3 punti ogni partita e da qui poi si possono fare grandi cose. Niente. In effetti era proprio così, no? Però diciamo così, sono 10 anni di lavoro finalmente finalizzati. Ho fatto tutto per la sfumante, evidentemente. La vittoria di mercoledì col Vicenza è stata quella decisiva, oggi avete fatto il vostro dovere. Sì, oggi non era facile, oggi bisognava gestire tante tensioni, le ragazze sono state bravissime fin dall'inizio, un grande primo tempo, poi il secondo tempo a controllare, siamo in Serie B. Ti posso abbracciare? Visibilmente provata, direi, ma felicissima, insomma,
ho scommesso tanto personalmente sul Trento e penso sia una vittoria un po' di tutto il movimento, insomma, del Trentino, quindi siamo veramente contenti. Ma prima le ho detto che alla fine non era una finale di Champions perché in caso di parità al 90° minuto non sarebbero stati supplementari e rigori. Sarebbero stati 3 punti importanti come sono stati tutti quelli che abbiamo conquistato, era solo da andarceli a prendere e... Ecco, appunto, era solo da andarsene a prendere, siamo andati, ce l'abbiamo fatta e adesso festeggiamo.